Bentornati a SS Agenzio TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio. Questa sera siamo di fronte qui all'ingresso dell'ospedale San Donato. Se ne è parlato molto in queste settimane, anche se non siamo qui per questo, delle file, soprattutto al pronto soccorso. L'ASL dice vai dal medico di famiglia e come dire non guarda, io sono stato per mia sfortuna di settembre è sempre pieno, strapieno. Non è le vacanze. Ho parlato anche con gli operatori. E ho detto scusate, ma qui è sempre così. Dice sì, purtroppo qui la gente viene che non ne ha diritto, pensa di qui di risolvere il problema della visita medica, di far prima per fare le prestazioni specialistiche, quando poi domenica non lo fa. Però purtroppo è un vezzo che non si riesce a togliere e fa perdere tempo a coloro i quali effettivamente ne hanno bisogno, ne hanno urgenza. Quindi anche il medico di famiglia, secondo te c'è anche una responsabilità dei medici di famiglia? No, non è la responsabilità dei medici di famiglia, sono veramente gli utenti che non vengono qui per far prima. Invece di andare alla medica di famiglia, perché magari la medica di famiglia poteva andare al CUP, invece chi pensa, dice vediamo al pronto soccorso, ci fanno subito raggi oppure prestazioni specialistiche immediatamente senza dover aspettare e fare le file. Ma invece purtroppo non è possibile, e però in effetti intassano, perché uno quando viene qui poi va in codice verde, in codice bianco e al codice giallo e al codice azzurro. Siamo qui anche per far vedere che nonostante che ci sia ormai da tempo un funzionale parcheggio qua vicino un euro al giorno, si continua, a parte chi è ovviamente autorizzato perché c'è un problema di disabilità e quindi sicuramente sì, ci possono stare, però qua vicino al muro è pieno di macchine, una volta ci potevano stare, adesso non più, non ci possono assolutamente stare. Quindi però scarseggiano anche i controlli, però nonostante ciò è sempre no, ma io non l'ho mai visto i controlli sinceramente, cioè forse non si avvicina perché è l'ospedale, allora evitano. Lo so, ma c'è un parcheggio mega galattico, comodissimo, addirittura entri dentro l'ospedale anche senza bagnarti, senza niente, mi sembra veramente illogico. Poi magari qualcuno ne approfitta anche dei posti dei disabili utilizzandolo anche se non gli spetta. Ma come dico il signore, magari un minuto per arrivare un disabile, il posto non ce l'ha, anche un minuto vuol dire. Niente, che dire, non va bene, però il vezzo c'è sempre, perché qui è a due passi, si entra subito dentro. Non si va là, si deve fare 50 metri in più. Mette problemi anche all'autobus che deve passare qui. Sì, effettivamente sì, perché poi tappa, non è che come vedi la fermata del bus prende quasi tutta la strada, quindi di conseguenza quando c'è il bus poi non passi, un'emergenza o un'urgenza non può passare. E quindi, però se non ci sono i controlli la gente continuerà a farlo. Se invece non ci vengono e non fanno una passata ogni tanto, allora basterebbe fare una passata ogni tanto. Allora la gente si mette paura. Soprattutto poi anche dall'altro lato, la mattina specialmente. La pista ciclabile è sempre. La pista ciclabile è occupata. È inutile aver fatto la pista ciclabile sulla strada, che di fatto poi è sempre occupata. Quindi, da una parte, discorso ovviamente di civiltà automobilistica, dall'altra, che finché il cittadino, l'automobilista, no, non vede il controllo o la sanzione, purtroppo. È vero, questo purtroppo è vero. Ci vuole sempre la pressione. Te lo dice uno che sono contro le multe, contro le sanzioni, però effettivamente. Ma quando ci vuole, come quando tu ti dava anche scapaccione, vuol dire che ci voleva. Anche te le davano. Qualche volta me le meritavo anche, non sempre. Lui non sempre. Te invece sempre te le meritavi. Sempre. Va bene. Quindi il poliziotto urbano, il vigile urbano è un po' come il papà. No, non sempre. Non sempre. Molte volte c'è questo anche andare a dire, ma sai, ognuno fa il suo mestiere, anche loro sono sempre in mezzo alle strade e quindi non è facile. Non so se si può fare, ma basterebbe anche mettere come le chiamano, le fototrappole, e fai un'istantanea, picchi tutte le targhe che sono qua, bella che fatto. Non so se si può fare. Non deve neanche discutere con la gente, gliela mandi direttamente a casa per espresso, per raccomandato espresso. Vabbè. Questo, come detto, se non ci sono i controlli, difficilmente lo sradicherai quella che è un'abitudine. Cioè, la gente, io penso che sia anche convinta che qui sia tutto regolare. Sono anche convinta, ma lì le strisce parlano chiaro. Lì non si può assolutamente parcheggiare. Vabbè, dal nostro qui ospedale San Donato, ci vediamo domani. Con una mega insegna UbiBank. I tempi cambiano. Purtroppo. A domani. Ciao.